We are going to be discussing this very fascinating book with the author Marco Munetto, A Venetian at the Mughal Court, The Life and Adventures of Niccolò Manucci. Now, from the title itself, when you say life and adventures, his life seems to have been so very extraordinarily adventurous that it doesn't seem real at times. You know, like he goes all over the place. Can you just tell us a little bit about his life and how he landed up in Delhi? Okay, io parlerò italiano e poi verrà tradotto. Volevo dire due parole su Niccolò Manucci. Siamo nel 600, a metà del 600. Manucci è un ragazzino di 14 anni, veneziano, figlio di una famiglia molto povera che praticamente il padre pestava le spezie che venivano importate dall'Oriente, e però aveva un grande desiderio di vedere il mondo, e così a 14 anni prende l'iniziativa di infilarsi in una nave che sta per partire per l'Oriente di nascosto e parte. Quando lui fa questo gesto non sa dove va, dove sta andando. In realtà lui andrà lontanissimo, andrà prima in Persia, poi andrà in India, dove vivrà tutta la vita e non tornerà mai più indietro. Morirà in India dopo aver vissuto in India almeno 60-70 anni, perché morì molto vecchio. Hello, good morning everyone. Niccolò Manucci lived in the mid 17th century, and he was from Venice. He was from a very humble background. He was not from a rich family. His parents used to sell spices in Venice at the time. And he had this very strong desire to see the world, to leave behind his home country. And for this reason, he took a vessel when he was only 14 years old, and he traveled. He just went to the east. He went first to Turkey, then Persia, and finally he landed in India, eventually, where he lived all of his life. He never went back to his country, despite missing it a lot. And he died at a quite old age. He was 60 or 70. That at that time, it was a very long life. Volevo anche aggiungere che quando arriva in India, che ha 17 o 18 anni, inizia una vita che lo porterà veramente a fare delle cose inimmaginabili per un bambino, per un ragazzino, perché incontra praticamente tutti i grandi personaggi di quel periodo indiano, che è un periodo molto importante, perché arriva quando inizia la guerra, lo scontro tra Dara Shikoh e Aurangzeb, e poi entra nell'esercito di Jai Singh, il Raja di Jaipur, e non solo, ma più successivamente diventa medico, ed è medico personale alla corte di Shah Alam, che è il figlio di Aurangzeb e che diventerà a sua volta imperatore come Bahadur Shah I. Ecco, quindi la sua vita è veramente una vita di altro profilo, e non solo nel mondo mogul, e successivamente anche lavora e collabora tantissimo con la compagnia delle Indie inglesi, la East India Company, e alla fine della sua vita scriverà le sue memorie, che saranno un insieme, tanto sono circa 2000 pagine di manoscritto, e quindi la storia che raccontiamo oggi è una storia vera, non è fiction. È un manoscritto nel quale unisce molto bene la propria vita con i grandi avvenimenti che lui ha passato, che lui ha vissuto, non da spettatore, ma a volte anche proprio da attore. So Niccolò Manucci reached India after a 3 years long journey, and it was a very eventful journey, and it was even more eventful the life that was expecting him in India, because he witnessed the most important historical events of that period. He
literally became part of the Mughal court. First, he was part of the army under Dara Shikoh and Aurangzeb, and eventually he became a physician. He was the most esteemed doctor at the court. And later on, when he finally left the Mughal court, he resettled in Southeast India, where he was working closely with the East India Company. It's only at the end of his life that he wrote a very interesting autobiography, sort of a memoirs, that was 2,000 pages long, and he perfectly described his personal events along with the historical events that he witnessed. So it's very interesting, both from a historical point of view and to understand more of his character, because he was an absolutely audacious and interesting person, traveler. It's such a fascinating book, and it seems so impossible at times that how could somebody, you know, like just keep falling into such dire circumstances and then springing back on his feet. And one of the most important aspects of Manucci's story, biography, is his account of Dara Shikoh. In fact, that's how I got acquainted with Manucci. So can you just give us a little bit about, tell us a little bit about his years with Dara and how he, you know, like describes Dara in a very real way. He gives his failings as well as his attributes. Sì, Manucci incontra Dara quando arriva a Delhi. Avrà avuto 17 o 18 anni, e Dara è colpito, durante un'udienza in cui lui partecipa, Dara è colpito dal vedere un ragazzino, oppure un firangi, come si dice in India, come sono chiamati in India gli europei di allora, di vedere un ragazzino che arriva a corte, è in grado di parlare perfettamente, comunque correntemente, il persiano, che è la lingua ufficiale dell'impero Mogul, e non solo, parla anche turco, perché lui ha passato anche parecchio tempo in Turchia prima di arrivare in Persia, dove è stato almeno un anno alla corte di Shah Abbas II. E non solo, ma è anche in grado di fare un perfetto inchino, secondo il cerimoniale ufficiale Mogul, che era che riprendeva quello persiano. Allora Dara offre subito la possibilità a questo ragazzo, da cui è stato molto colpito, impressionato, e gli offre di entrare come artigliere nel proprio esercito. E proprio in questa situazione Manucci entra nella guerra di successione tra Dara Shikoh e Aurangzeb. Naturalmente la storia la conoscete, Dara Shikoh viene sconfitto, viene decapitato, però Manucci partecipa alle battaglie, si reca fino nel forte vicino sull'Indo di Bukhar, dove c'è stata un'ultima resistenza di Dara che però non è riuscita bene, e dopo a un certo punto finisce che Dara viene decapitato e perde la guerra. Il rapporto che Manucci ha con Dara è un rapporto di un ragazzo di 16-17 anni verso un uomo di 40 anni, quindi maturo e potentissimo, e praticamente è quasi una situazione di sostituzione del padre, di figura del padre. E Manucci è molto legato a Dara, e Dara a sua volta è anche abbastanza legato a Manucci, lo promuove, si parlano molto spesso. L'unico punto però è che Manucci non perde completamente la sua visione, perché è anche critico nei confronti di Dara e dà una spiegazione molto, molto precisa del fatto che Dara abbia perso la guerra. E cioè, dice proprio nelle sue memorie, Dara era una persona talmente sicura di se stessa che non voleva avere nessuno che lo consigliasse, e anzi, se qualcuno lo consigliasse si arrabbiava e lo cacciava. E questo suo atteggiamento comportava che poi nessuno gli desse nessun consiglio,
e lui alla fin fine doveva perdere la guerra contro un fratello. Aurangzeb invece è molto ben agguerrito, è un uomo d'arme. Niccolò Manucci gives a very detailed and interesting description of Prince Darashuko. He portrays him as a very, very enlightened emperor, very resolute in his decisions, and who didn't like to be given any sort of advice. And he sort of blames this characteristic of him as the reason of his failure and eventually his beheading, and we know how it ended. Darashuko, from his side, he was very impressed by this very young gentleman who came so from such a long distance, and he could speak fluently Turkish and Persian, that used to be the official language of the court at the time, and he gave the proper salutation according to the customs, and he paid his tributes. So for this reason, immediately Darashuko took him under his wing, and firstly, he gave him a very important role in the army. He was in the artillery, and later on he kept on giving promotion after promotion, also monetarily speaking. So. Yes, and that's a very important aspect of Manucci's biography, especially for Indian history. You know, another thing is that he stays in India for so many years. And despite so many years in India and his feeling that he says at one point of time that if I go back to Europe, I will never last there, he doesn't adopt Indian ways. He doesn't get married to an Indian lady like so many of the other Europeans, and he gets married, in his words, to what he says is a good Catholic woman. So what was the reason for him to, you know, like, not to keep his identity so very distinct? Io credo che Manucci, diversamente da quanto qualcuno poi ha scritto, non si sia mai realmente indianizzato. Ha vissuto in India 60-70 anni, però non è, quindi si è abituato ai costumi indiani, ha avuto amici indiani, anche grandi amici indiani, però nel profondo è sempre rimasto molto, non dico italiano perché allora l'Italia non c'era, no? È stato l'elemento che lo ha in qualche modo caratterizzato di più, è stata la sua fedeltà alla religione cristiana, ma soprattutto nella sua versione cattolica, essendo italiano, la versione cattolica. Ecco, quando ha avuto tante proposte nel corso della sua vita da parte di donne musulmane che provenivano da famiglie molto facoltose, quindi erano dei matrimoni molto interessanti anche per Manucci, ma lui ha sempre rifiutato qualunque approccio di questo tipo, perché sapeva che un matrimonio di questo genere l'avrebbe portato alla conversione, avrebbe implicato la conversione all'Islam. E così ha rifiutato tantissime proposte, solo che l'unica volta che ha deciso poi di sposare qualcuno, ecco, ha scelto una persona di religione cattolica. È una giovane vedova che ha incontrato a Madras, quindi quando lui era già abbastanza avanti con gli anni, e si è sposato con questa persona, e proprio per il fatto che questa persona era di religione cattolica. What mostly describes Manucci's identity was his unshakable Catholic faith. He lived in India for 70 years until the end of his life, but he never converted to Islam, even if he had different opportunities to get married to very good spouses and had a lot of offers. But he was unshakably a believer in his faith. We cannot say that he was a nationalist, because Italy wasn't even a country back then. It was divided into many reigns, and he was from the Serenissima Republic of Venice.
So he was not really longing for his homeland, even if he had kept all of his customs and traditions, and he had the chances of speaking Italian every now and then when meeting mostly missionaries in India. But he was never absorbed by the Indian culture, even if he got the opportunity of having Indian friends, and he appreciated the life in India very much. But he was always grounded, very well aware of his roots. Thank you. Just one last question, because we are running out of time. Why did Manucci never return to Europe? Ecco, questa, questa è una domanda che ci si pone senz'altro, perché Manucci non è mai tornato in Italia, in Venezia, è rimasto tutta la vita in India. Però nello stesso tempo, leggendo i suoi manoscritti, ci si accorge che ripetutamente lui fa dei tentativi di tornare a Venezia. Ad esempio, quando, dopo che è stato a Lahore, dove è fatto il medico, ha guadagnato tanti soldi, investe questi soldi in una nave con del carico, e il suo progetto è: dice, adesso che sono ricco posso tornare in India, posso tornare a Venezia. Però la nave in qualche modo finisce rubata dai pirati o finisce invece dentro un fortunale. E quindi qui rinuncia. Un'altra volta vuole tornare ancora in progetto di tornare, e insieme a una signora afghana che si voleva convertire, si voleva sposare a Venezia con lui, ma il progetto anche quello fallisce. Anche quando è molto vecchio ottiene la possibilità di un passaggio su una nave della East India Company. Ma poi i medici e tutti i suoi amici, siccome aveva 78 anni, gli dicono: guarda che se tu parti non arrivi sicuramente vivo fino in Europa. Allora, la domanda è questa. Questo ripetuto ritornello in cui dice: io voglio tornare tra i cristiani, voglio tornare a Venezia, in realtà ha una funzione di avere qualcosa da sperare, sapendo che comunque la sua vita sarebbe rimasta in India. È una sorta di interdizione del desiderio, cioè di bandire il proprio desiderio, però conservarlo per potersi permettere di vivere tranquillamente in India. Questa almeno è la mia sensazione, la mia supposizione. There is a sort of leitmotiv in Manucci's life. He had this wishful thinking, and he really considered going back to Venice for good in multiple occasions, but eventually it never happened. Firstly, when he was in Lahore and he had become a very successful physician, and very wealthy indeed, he organized a sort of ship to travel back by himself to Venice, but the whole cargo, everything got lost because of some unfortunate circumstances, and he was poor once again, so he had to abandon that plan. On a second occasion, he fell in love with an Afghan woman from Afghanistan, and she was willing to convert and move back to Venice with him. And also that plan didn't unfold because someone got involved, no? Era segreto, l'è stato scoperto. It was a secret plan and got uncovered, so finally she was prevented from leaving. And finally, when he was in his later age, he got a proposal from the East India Company to be boarded on a ship and travel back to Europe. But he, after careful consideration, he decided to decline the invitation because he thought that the chances of reaching Europe alive were very less. And it's an interpretation by Dr. Marco that
he always kept this will and this desire to go back to Venice, but it never materialized because there was a sort of unacceptance of his plan, of his desire, that made him stay and eventually die in India. Thank you. And we have time for just one quick question. Just one question. So my question is, how did he become a medical person? Where was his training? And also, did he have any exposure to Persian and Turkish because his parents were in the spice trade? So as a young boy, did he already know those languages? Because you can't learn those languages in 1 year. And my last question is, what gave him the audacity, this boy from a poor family selling spices on the street of Venice, to have the audacity So I think that question, the answer is going to be too long. So just answer the question on his medical degree. I rispondo sulla questione del mail, sulla prima questione. Innanzitutto, in India in quel periodo gli europei erano considerati, c'era una credenza, erano considerati dei bravi medici. Gli europei che, e non è soltanto Manucci che è diventato medico nella pratica indiana. Lui ha iniziato come artigliere, però ha capito che non gli piaceva stare negli eserciti, negli accampamenti, eccetera, e voleva fare il medico, che era una professione remunerata. Si è fatto inviare da Venezia dei libri, ha studiato, ha seguito, quando era a Goa, dei missionari carmelitani, carmelitani che curavano in ospedale, ha imparato qualcosa lì. Francamente, la medicina di allora non era una medicina molto scientifica. In pratica, cosa succedeva? Succedeva che il medico doveva... la base era ancora la vecchia teoria galenica degli umori, dei vari umori. E il medico cosa faceva? Faceva dei salassi, dava delle purghe, tastava il polso e sostanzialmente non faceva molte altre cose. Ecco, e quindi la possibilità di apprendere questo tipo di attività, il livello era molto basso e quindi era abbastanza facile. Oltretutto Manucci aveva una grande capacità mimetica e si presentava a volte, anche senza sapere cosa succedeva, ma era una sua caratteristica, e faceva dava a intendere di essere un gran medico con degli atteggiamenti. Però d'altra parte la sua medicina in qualche modo ha avuto successo, perché se no non sarebbe stato chiamato a corte dal futuro imperatore Mogul. If you could just wrap it up. Yeah. It's a very interesting question. So first of all, Europeans in India at the time used to be the stereotypes of physicians. Like if someone was European, immediately got asked if he had any abilities, any medical abilities. Secondly, we have to consider what medicine was at the time. There was no formal training, and it was still relying on Galenic medicine. So the most common practices were bloodletting, enemas, so something that nowadays would be considered absolutely not scientific. And he had a sort of training. We can say he was self-taught, because he spent the time in Goa with missionaries and friars who used to practice medicine, and he learned on the spot. He learned by doing. And with one of his first gifts that he got from the emperor, he sent a ring to Venice, asking his relatives to send back medicine books, what was available back then. So he got a sort of self-training.